Sono Crix e sono qua con live dopo parecchio tempo che non giocavo più all'Xbox perché comunque sia ci giocavo pochissimo, praticamente solo a un paio di neanche un'ora al giorno, così tanto che finivo di lavorare, che aspettavo di ritornarci al pomeriggio, facevo qualche partitina Black Ops ma niente di che, e sono ritornato oggi con un live. Sì, cortissimo perché ormai siamo già a 30, questa partita è andata quasi. Con un live, sono le 2:30 di notte, sono ancora in. Cioè, del mattino sono ancora in ferie, lunedì ricomincio. Spero che questo video riesco a caricarlo prima di lunedì. Mori, mori! E niente, non sapevo cosa fare e ho detto, dato che è un bel po' che non faccio video sul canale, sarebbe anche ora di ricominciare. E sto usando il. Io sto usando il PDV 57 personalizzato. Il problema è che non mi ricordo cosa gli ho messo sopra. Mi pare silenziatore, caricatore aumentato, ma se non erro. No, caricatore rapido, sì. Anche perché 50 colpi li ha già di suo. Ha rotto cazzo! Eccolo qui. Muore, non muore! Vabbè, comunque sto dicendo, PDV 57 silenziato e col caricatore rapido. E perché ho deciso Black Ops? Ho deciso Black Ops perché, dato che sono un cretino, e ho scelto questo gioco perché, come ho detto prima, era l'unico con cui giocavo quando smettevo di lavorare, che mangiavo, poi facevo qualche partitoccia. E c'avevo dentro questo qua e ho detto, ma sì, dai, usiamo questo. 2-7. Ho detto sì, dai, facciamo qualche partita su Black Ops e magari fare un live. E così è stato. Bestiale. Sì, vabbè. Mi aspettava il varco. Approvvigionamento nemico in arrivo. E cos'altro? Non vorrei essere troppo ripetitivo perché un po' che non faccio video, ho paura di non essere più capace. Già prima non lo ero, però. Figata sta mimetica. Sono quelle nuove, probabilmente, quelle che si possono comprare. Boom! Scossa elettrica distrutta. Stiamo perdendo, ovviamente. Magari faccio due partite. E niente, dovevamo finire. Mi sono. Dovevamo finire Left 4 Dead. Left 4 Dead 2 con Sintel dovrei finire. Cazzo di arma l'ho preso per te. Dovrei finire quel gioco lì con Sintel, finire le ultime mappe. Solo che però non. Io sinceramente non ho più quella voglia di giocare all'Xbox come avevo qualche mese fa prima di iniziare a lavorare. Adesso quando finisco di lavorare sono davvero stanco e l'ultima cosa che mi passa per la testa è giocare all'Xbox, quindi più che altro mi diverto un po' così. Tipo oggi ho giocato anche un po' a Dead Rising 2 con Ivan Sinted, che solo perché è gratis sul live, allora ci siamo messi a scaricarlo, abbiamo fatto un paio di missioni. E niente, probabilmente abbiamo fatto anche un video, però non sappiamo se caricarlo o meno perché il risultato è troppo lungo e abbastanza noioso. Quindi non siamo sicuri di caricarlo. Di caricarlo. Niente, via con un'altra partita, vediamo che classi c'ho. Lo Scar. C'ho lo Scar. Devo andare a sbloccare il mirino Eotech, che si sblocca a livello 11 e voglia. Niente, andiamo avanti a usare il PDV. Ah no, silenziatore calcio. Bestiale. Cambiamo la mimetica. Mettiamo Aku. No, AU. Taxau. 4 minuti e 42 secondi. Drone. Magari usciamo e troviamone un'altra. Tutto già iniziato, cosa sarà su Yemen? No, turbine, schifo di mappa. Sì,
squadra. Ho visto anche già da me la godo un'anteprima di Call of Duty Ghost, sembra la solita solfa, però ormai si sa che da 10 anni che i Call of Duty sono così, sono la solita solfa e c'è sempre gente che li prende. Evidente Mount, lo prenderò anch'io. Sono indeciso ancora però se prendere prima Battlefield 4 o Ghost. Dai, lo stronzo! E niente, Battlefield 4, da quei, se sono veri quei gameplay che ho visto, cioè gameplay più che altro sono, sì, sono gameplay fatti dalle case produttrici e ha le mappe enormi. Ma cazzo era questo? Imboscato, mamma mia. Sì, beh, comunque dopo tanto tempo sono ancora i camper, quindi su Call of Duty Ghost è una modalità, da come ho visto sul video di Melagodo, che è una modalità che praticamente dovrebbe annullare i camper, perché da quando, se non ho visto male, da quando fai la prima uccisione hai 30 secondi per fare tutte le altre, cioè per uccidere un altro avversario, se no muori. Se non altro qui lo so, lo sento, eccolo qua, sentivo che, ahi, crolla, bestia. E sì, quella modalità lì sembra abbastanza bella per evitare i camper, perché quando fai un'uccisione dopo essere morto partono i 30 secondi in cui devi uccidere entro quei secondi un altro avversario, oppure vieni ucciso tu, cioè il computer fa in modo che esplodi. Quindi se entro 30 secondi non uccidi qualcuno, tu muori, basta, prendi la kill. E quindi è per limitare i camper che continuano a star fermi nei soliti angolini. Cos'è che ha detto? Ha detto Hawkman. La bestia. 8 minuti. Vabbè, è finita adesso. Tanto sono in negativo come sempre, no? Quasi quasi torno su Black Ops 1. Fulminante alleato in arrivo. Approvvigionamento alleato in arrivo. Approvvigionamento in arrivo. Avanti. Uno è qui e l'altro era qua, se non sbaglio. La faccia tua. E niente, spero che questo video vi sia in qualche modo. Boom. Vi abbia in qualche modo fatto schifo, perché noioso come sempre. No! 12-6. 4 tacche, bestia. Niente, dai, per. Da Crix è tutto. Sono anche un po' stanchino, infatti ho la faccia tutta stanca. Da Crix è tutto, ci si becca in un futuro prossimo anteriore. No, adesso cercherò di fare un po' più di video tipo così, anche noiosi, tanto per far vedere che ci sono ancora. Niente, da Crix è tutto. Bella a tutti e alla prossima. Ciao!